Essere o dover essere il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. Intelligenza debole, risposte facili, dilemmi inutili. Accercasi, storie la gran finale, sferasi, nella tua gabbia pantarei, e singing in the rain, lezioni di nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la buona vita o mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Piovono gocce di Chanel su coppi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi col web, bocca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei, e singing in the rain, lezioni di nirvana, c'è tutta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida o mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scala. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini. Occidentali scarma. La scimmia nuda balla, la scimmia si rialza. Namaste! Lezioni di nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. Occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Bravissimo Simone! Grazie di cuore, grazie. Intanto benvenuti a questa seconda puntata che abbiamo iniziato proprio con il tormentone, uno dei tormentoni dell'estate, grazie a Simone Bruzzese. Stavo dicendo, il TG Estate ha anche lo scopo di mettere in evidenza i tanti artisti, giovani artisti che ci sono su questo territorio, e tra questi ne ho scoperto uno, si chiama Simone Bruzzese, eccolo. Ciao, qui! Grazie, grazie di cuore. La scimmia nuda balla. Esatto, vado con questo, questo qua. Vabbè, la prima parte era un po' emozionato, quindi la prima parte un po' l'ho sbagliata, però no, sì. Te la sei cavata. Me la sono cavata, sono andato bene, 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 sono contento. Quasi come Gabbani. Beh, non proprio, anche se comunque avremo l'onore di averlo qui, Gabbani, il 17 luglio, se non mi sbaglio, a Ascario, giusto? Bravissimo, Ascario, proprio esatto. Qui ci sarà il 17 luglio, Francesco Gabbani, a Ascario, sul porto, e sarà un concerto gratuito, tra l'altro, ma a te piace la musica di Gabbani? Sì, tantissimo, tantissimo. Da questa canzone è stata, come hai detto tu prima, il tormentone, quindi ovviamente l'ho voluta fare anche perché... appunto piace. ci sarà e quindi non vediamo l'ora appunto che Gabbani faccia
veramente un gran bel spettacolo a Scario. Quindi dopo noi comunque dopo conosceremo il nostro artista invece, il nostro cantante musicista Simone, che porta in giro soprattutto durante la stagione estiva e nel Golfo di Policastro e non solo un vasto repertorio che include anche questo brano. Certo, certo, io comunque sto appunto girando come dicevi tu, sto facendo serate nei locali e quindi prettamente musica dal vivo dagli anni 60, 70, 80, accontento un po' tutti i generi musicali. Ecco, quindi a me piace molto la musica degli anni 70, o almeno un assaggio dopo si può, o tu già avevi programmato? Guarda, in realtà avevo programmato, però io allora, diciamo che sono... Oltre ai tre che abbiamo programmato, esatto, possiamo fare anche un quarto. Un quarto, sì, per me. Quello che vuoi tu, cioè quello che dici tu, va bene. No, un brano, questa è scelta, degli anni 70, il ricordo del mio storico passato. Grazie a Simone che sarà in compagnia oggi della TG Estate con la sua musica, quindi darà un tocco di musicalità a questa seconda puntata del TG Estate, durante la quale conosceremo meglio il Monte Cervati. Ci sarà proprio un collegamento con il Monte Cervati, non parlerà il monte, ma ci parlerà il vice sindaco, il nuovo vice sindaco Antonio Lettieri, che ci mostrerà o comunque ci racconterà quello che è possibile ammirare su questa montagna campana, la più alta della Campania. E invece poi abbiamo qui con noi l'assessore alla cultura e un gruppo di ragazzi di Sanza che ci racconteranno anche le cose che si possono fare in estate a Sanza. Ma intanto ricordiamo un po' di appuntamenti a proposito di musica. Abbiamo iniziato con la musica, continuiamo a parlare di musica, come ci diceva il nostro simpaticissimo Simone. Francesco Gabbani, che è il vincitore del Festival 2017, sarà a Scario il 17 luglio sul Porto e presenterà il suo ultimo album Magellano. E sempre a proposito di musica, nel Golfo di Policastro quest'anno Sapri anni 60 inizierà il 21 agosto per terminare il 25 agosto. Ospiti di quest'anno saranno il 21 Francesco Cicchella direttamente da Made in Sud, il 22 agosto Maria Nazionale, il 23 Fiorella Mannoia, il 24 agosto serata di cabaret con alcuni artisti di Made in Sud e il 25 agosto Dodi Battaglia in concerto e che chiuderà questa nuova edizione di Sapri anni 60. Intanto Marco Masini continua il suo tour estivo, il 7 luglio sarà nel Cilento e più esattamente in piazza San Vincenzo a Camerota in provincia di Salerno, e l'ingresso sarà gratuito. Sempre a Camerota sabato 8 luglio e domenica 9 luglio grande festa in onore del santo patrono che è San Vincenzo Ferrer. Entrambe le serate saranno allietate dal gran concerto bandistico Città di Gioia nel Colle, diretto dal maestro Rocco Eletto. E ora un altro appuntamento che interessa Scario, ecco qui mi è arrivato il pizzino, perché al TG Estate arrivano anche i pizzini, ma sono semplicemente dei fogliettini di carta con degli appunti che alcuni amici mandano qui, se volete potete farlo anche voi, con degli appuntamenti che si svolgono in questi paesini del Cilento e del Vallo di Diano, organizzato dalla Proloco di Scario di concerto con la sezione della Lega Navale per salutare l'ammiraglio Romano Sauro, già commissario della Presidenza Nazionale. Mercoledì alle 21 in Piazza Immacolata si svolgerà uno spettacolo di melodie napoletane classiche che sarà eseguito da un complesso mandolinistico, quindi domani sera potrete ascoltare i mandolini a Scario. E invece andiamo a parlare del Monte Cervati, che come dicevo è la montagna molto conosciuta, una montagna la più alta della Campania, 1889 metri, ed è anche una montagna che si sta arricchendo di tante iniziative per consentire a chi ha voglia di scoprirla di poter rimanere a lungo, sui suoi percorsi. E eccoci qui in compagnia, come dicevo, di persone di Sanza che conoscono bene questa montagna, perché ormai fa parte del DNA sansese. Siamo in compagnia del nuovo assessore alla cultura. Dobbiamo ricordare che proprio recentemente è stata eletta una nuova amministrazione a Sanza, auguri. Grazie. Con a capo Vittorio Esposito, che salutiamo e speriamo che si riprenda subito, così potrà guidare questa squadra di giovani, ma so che lui già ha delegato molto a voi
giovani amministratori. Ma detto questo, lasciamo l'aspetto politico e parliamo invece di questa montagna del Cervati. Tra non molto ci collegheremo anche con il vice sindaco che è proprio sul Monte Cervati, le caratteristiche di questa montagna. Sì, io parto col dire che praticamente noi proprio come amministrazione abbiamo questo progetto per il Monte Cervati che dovrà diventare un grande attrattore turistico della Campania, questo anche insieme agli altri sindaci del comprensorio, quindi del Golfo di Policastro e del Vallo di Diano. Questa montagna è, come hai detto già tu, è la vetta più alta della Campania e in questa montagna sono presenti chiaramente anche delle attrazioni a livello di flora e di fauna. Noi la promuoveremo chiaramente con tutte le possibilità che ci sono, ma anche attraverso la strada che sarà ripresa a breve, perché il collegamento è una cosa fondamentale ed importante. Ci si possono effettuare dei percorsi che vanno dall'abete bianco, questo abete di specie rara grandissimo che si trova sul Monte Cervati appunto, l'inghiottitoio, un'altra grande attrazione dove si possono trovare anche delle piante che diversamente non si riuscirebbero a vedere. All'inghiottitoio si accede grazie a una galleria costruita negli anni 60 appunto per permettere all'acqua che si trovava nell'inghiottitoio di confluire verso l'esterno, e questa galleria è usata anche da noi per visitare questa parte del Monte Cervati. Insieme a questo crediamo che la valorizzazione del nostro territorio debba essere estesa anche chiaramente a tutto il nostro paese con le sue ricchezze nel centro storico e poi giustamente anche alla promozione dei prodotti tipici del nostro territorio. Allora, io avevo preso un po' di note, per esempio la nevera, cos'è? Sì, sono delle fosse dove si raccoglie la neve che possiamo trovare anche durante tutto il corso dell'estate. Quest'anno forse un poco di meno dovuta al fatto che comunque le condizioni meteorologiche non hanno permesso l'accumulo di molta neve sul monte, però durante tutto l'anno si può prendere questa neve e la usavano anche per rinfrescare le bevande, nei tempi antichi anche per fare le granite. Quindi c'è un posto dove c'è sempre un po' di neve? Esattamente. Insomma, un po' di ghiaccio? Sì, esatto, sì. E invece c'è anche l'abete bianco, ne abbiamo parlato, la fontana di Ruscio. Chi è? Sì, questa è la fontana di Ruscio che si trova nella zona di Vallevona, una zona di raccolta dove ci sono adibita proprio all'ospitalità delle persone, dove ci sono i tavoli, una zona ricreativa dove anche i bambini si possono divertire. E poi c'è la Grotta della Madonna. La Grotta della Madonna, non dimentichiamo intanto il pellegrinaggio che si effettua tutti gli anni per il Monte di Cervati, portando la Madonna a spalle lungo un percorso che si fa la notte del 26 luglio, per poi ridiscendere la mattina del 5 agosto. Durante questo pellegrinaggio ci sono sempre delle persone che ospitano sul monte, e poi a fianco a questa c'è anche la Grotta della Madonna della Grotta appunto, una grotta molto caratteristica intanto perché c'è la Madonna spiritualmente, chiaramente un luogo di alta spiritualità, ma anche di molta come posso dire? Ma perché l'avete portata sulla montagna? C'è un motivo particolare? Tu parli della Madonna. Dunque, la Madonna poi viene portata sulla montagna perché questa è una tradizione che risale già nei primi anni del vecchio del Novecento, quindi è una tradizione millenaria. Per cui il 26 di luglio c'è questo pellegrinaggio notturno, la mattina no, troppo semplice, no, meglio di notte. Notturno, si parte circa dalle 5 la mattina per giungere sul monte intorno alle 8 e mezza. Sì, molto poi bello. Si scende e poi si risale. No, la Madonna rimane lì per il novenario, si scende, chiaramente tutti i giorni sono di affluenza al monte per il culto della Madonna, dopodiché il 5 mattina si scende, si arriva in paese intorno alle 8 e da lì poi la festa grande nel comune di Sanza. Bene, rimanete qui, non andate perché dobbiamo continuare a parlare di Sanza, perché adesso dobbiamo collegarci con il vice sindaco che invece è proprio sul Monte Cervati. Vediamo un po' se riusciamo
Eccolo qui in diretta con il Monte Cervati via Skype. Antonio Lettieri, il vice sindaco, è lì. Vediamo un po' se ci sente. Intanto che clima c'è? Qui c'è il vento e non fa eccessivamente freddo. Immagino Nicoletta, che forse le temperature ciao, sono un po' più basse. Buongiorno, ti senti? Mi senti? Nicoletta? Sì, benissimo. Sì, benissimo. Ah, perfetto. Sì, adesso anch'io ti sento. Qui abbiamo un clima perfetto, c'è un bel venticello che veramente ci sta gratificando in questo momento. Siamo sulla vetta più alta della Campania, ecco. Siamo sul Monte Cervati a 1898 metri. Mm-hmm. Ecco, ma siete proprio sulla vetta adesso? Sì, siamo proprio sulla vetta, sì. Quello che sto inquadrando è proprio il massiccio del Cervati, quindi il punto più alto, diciamo, proprio sulla grotta della Madonna della Neve. Allora, intanto vediamo il vice sindaco dov'è? Dove sta vice sindaco? Salve, Antonio Lettieri, un giovane. Mi sente? Mi sente? Sono sul Monte Cervati. Noi vorremmo quindi vedere lei, il suo volto. Sì, subito. Eccoci qua. Ecco qui, vediamo un po'. Ecco qui il vice sindaco. Sì, sono, in compagnia di chi? Gli altri consiglieri. Chi sono? Ce li presenti? Sì, allora abbiamo Antonio Cozzi, Angelo Marotta, Anna Murlo, eccolo Giovanni De Stefano che sta arrivando e poi siamo in compagnia di un archeologo, l'amico Antonio, che ci ha accompagnato qui oggi in questa giornata. Allora, dunque, quanto tempo ci avete impiegato per raggiungere la vetta? Ma per raggiungere la vetta da Sanza ci abbiamo impiegato circa un'oretta. In macchina, un'ora quindi ci vuoi, quindi abbiamo già dato un'informazione. Un'ora e come si ci arriva? Allora, si ci arriva in macchina tranquillamente, se è un fuoristrada un po' si va più agevole, altrimenti si ci arriva comunque comodamente in macchina, altrimenti a piedi è un percorso di circa 4 ore, però bisogna essere un po' allenati, quindi è il percorso che poi fanno i pellegrini il 26 e il 26 luglio e il 5 di agosto. Quindi un percorso un po' scoscese dove si porta la Madonna a spalle, quindi un bel percorso da fare a piedi ma per persone allenate. Insomma, voi non siete allenati, vi avete fatto quello più breve. No, noi per questione di tempo abbiamo fatto quello non più breve, la stessa, anzi la distanza è maggiore, però l'abbiamo fatta in macchina perché poi andremo a visitare in insieme a questo amico archeologo altre bellezze tipo il ghiacciaio perenne che abbiamo qui sul Cervati, andiamo a vedere l'inghiottitoio invece di Vallevona, quindi andremo dopo a visitare questi due posti speciali che abbiamo sul Cervati, che invitiamo tutti i telespettatori a venire a Sanza a vederli. Allora, l'archeologo dov'è? L'archeologo è qui vicino a me. Antonio, mi raggiungi? Di dov'è il vostro amico archeologo? Sono Antonietta, buongiorno. Antonietta, ma lui già ti conosce. Ciao. Come va? Io non ti sento. Sì, non vedo bene. Non vedo, non perché sia abbia la vista un po' rovinata, ma non riesco a vedere bene dall'immagine. Antonio, presentati. Allora, dicevo, quindi un archeologo ciao, che conosce. Sono Antonio Mazzoleni. Quella zona, ovviamente. È Antonio Mazzoleni, funzionario del Ministero che è qui con noi. Ecco, te lo sì. Presento. Benvenuto allora, benvenuto via Skype. Grazie, finalmente dunque ho un auricolare anch'io, perciò posso sentirti. Avete pensato di coniugare queste due cose, l'incontro televisivo con l'archeologo? Sì, mi hanno invitato a seguirli in questa bella insomma avventura qui sul Cervati e con piacere ho accolto l'invito, visto che io risiedo comunque nel comune di Sanza, e adesso farò un giro con loro così devo dare uno sguardo al panorama e al territorio, vedere anche se c'è qualche indizio che ci può dare suggerimenti di natura archeologica, perciò insomma è tutto da scoprire. Ma adesso se per me è la prima volta, è molto bello comunque il paesaggio, invito tutti a venirlo a vedere. Per adozione, sì, per la per prima adozione. Volta un sansese va a vedere il Cervati. Per me per la prima volta, perché io essendo un saprese che ho trapiantato a Sanza, ovviamente per me è la prima volta. Bene, allora torniamo di nuovo al vice sindaco, grazie, così vi lascio alla vostra passeggiata. Intanto
ringrazio a chi ci sta mostrando le immagini del Cervati. Sì, una sì, montagna sono io... che fa paura per l'altezza, però è bella da visitare. Perché Lettieri, Antonio? Sì, sì, ti sento. Ci sono dei posti dove è possibile fermarsi anche a mangiare o rifugiarsi? Sì, ci sono delle baite sul Cervati che per il momento sono delle baite del parco, però il comune le sta gestendo, quindi è possibile anche pernottare facendo una richiesta al comune, quindi ci stiamo attrezzando, questa nuova amministrazione sta lavorando molto per il Cervati e per dare lume a questo territorio che veramente è bellissimo, quindi veramente lo dobbiamo far conoscere, dobbiamo fare grandi progetti per valorizzare il Cervati, perché poi il nostro turismo si deve fare soprattutto da questa vetta, quindi questo sarà il nostro futuro. Bene, allora un'ultima immagine su di voi con un saluto, così poi torniamo agli amici invece di Sanza che abbiamo qui a Villammare. Vediamo se riusciamo a salutare, sì, i Cervati, così vi lasciamo. Ci siamo tutti. Alla ciao, vostra passeggiata. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, grazie a voi. Grazie per questo viaggio dalla vetta del Cervati, complimenti. Grazie. Allora, insomma, noi dicevamo che, come ci diceva anche il vice sindaco, siamo tornati in diretta da Villammare, sulla spiaggia, che comunque anche d'estate è piacevole rimanere al mare, ma ogni tanto perché non spostarsi e andare in questi luoghi davvero molto belli che circondano queste spiagge cilentane. Come ci diceva il vice sindaco, l'obiettivo di questa amministrazione è di valorizzare ancora di più questo attrattore turistico, che già è comunque, con nuove iniziative. All'amministrazione affiancata da un gruppo di giovani, ha tante idee che vuole sviluppare, tra queste c'è il ritorno del meeting del mare, del meeting della montagna, il meeting del Cervati. Infatti meeting. Sì, appunto, come dicevi, i giovani di Sanza stanno contribuendo a supportare l'amministrazione, a supportare queste manifestazioni nella loro realizzazione, sia i giovani che vivono quotidianamente Sanza, sia quelli che sono lontani per altri motivi. E abbiamo appunto voluto il ritorno del meeting del Cervati, che ripartirà sicuramente ad agosto. Stiamo definendo gli ultimi dettagli su come organizzativi, e quindi abbiamo, giustamente, i tempi sono un pochino, sarà un meeting un po' particolare, cioè quello che faremo quest'anno sarà l'anteprima poi di quello che degli anni che avverrà negli anni prossimi, quindi iniziare a gettare le fondamenta affinché poi il meeting sia comunque un momento di valorizzazione del nostro territorio, del Cervati, e di ripartenza anche di sviluppo per il paese. Allora, già avete però un'idea di come sviluppare questo meeting del Cervati? Sì, diciamo che appunto stiamo giusto rivedendo gli ultimi dettagli, però saranno due giorni di cultura ma anche di divertimento. Il meeting si aprirà con un convegno che avrà sul tema della gestione delle aree protette, quindi il Cervati come laboratorio di idee con la collaborazione degli altri parchi nazionali, questo è il progetto. Ci sarà un punto di ristorazione e ci sarà anche tanto divertimento, perché una band allieterà la serata. Inoltre, per chi vorrà, il giorno dopo saremo noi disponibili nell'accompagnamento in escursioni nei punti di maggiore attrazione del Cervati, quindi l'inghiottitoio, l'abete bianco, la neviera. Quindi tanta cultura ma anche tanto divertimento, perché appunto, come diceva Francesco, abbiamo voluto noi giovani fortemente far ripartire questa bellissima iniziativa, perché vogliamo puntare alla valorizzazione della risorsa montagna, una risorsa indispensabile per lo sviluppo locale, per lo sviluppo di Sanza e quindi anche per il potenziamento dell'offerta turistica. Allora, ancora non si conosce la data del meeting del Cervati, però sarà ad agosto, mentre si sa che il 18 luglio ci sarà una manifestazione per valorizzare invece il centro storico di Sanza. Sì. Come diceva Stefania, si punta a valorizzare soprattutto il livello locale e anche quindi il centro storico, che non peraltro è stato uno dei punti
di primaria importanza della campagna elettorale del dottor Esposito e quindi è un passo in avanti verso l'adempimento dei progetti auspicati dalla compagine di Vittorio Esposito. Il 18 luglio sarà una giornata, una serata all'insegna appunto del ripercorso storico. Infatti, non peraltro, la serata è stata nominata A cena con i Borboni. Si ripercorrà gastronomicamente quindi il percorso storico di Sanza dal 1845, quindi dalla storia che noi cerchiamo di ricordare, perché il passato va conciliato anche col presente. Dunque il 18 il centro storico di Sanza farà spazio a questo percorso enogastronomico in ricordo dei Borboni. Esattamente. Con i costumi d'epoca? Ci state pensando? Sono punti ancora da analizzare. Perché chiaramente si è appena insediata questa amministrazione, diamogli il tempo di organizzarsi. E noi dobbiamo chiudere, alla fine abbiamo parlato del Cervati, il monte del centro storico che sarà possibile visitare, magari potrà essere l'occasione per visitarlo il 18 luglio. Un'altra cosa che suggerite di visitare a Sanza, nel caso in cui decideranno di venire in una di queste sere d'estate? Certo, ci sono tante cose da visitare, c'è il Ponte L'Abate, ci sono tutte le grotte di Rio Torto. È chiaro che questo sarà un percorso che noi faremo con tutti coloro che vorranno partecipare, percorsi di escursionismo, progetti che dovranno crescere e che dovranno appunto valorizzare il nostro territorio, non solo economicamente ma anche culturalmente e socialmente. E comunque sul sito del Comune di Sanza troverete delle informazioni utili su questi eventi che sono in cantiere. Ringrazio Sanza e ringrazio di nuovo il vice sindaco che è salito sulla vetta della montagna per tenerci compagnia con le immagini dal vivo. E ora dal vivo riascoltiamo il nostro amico Simone Bruzzese con un altro brano che propone al pubblico del TG Estate, seconda puntata di questa nuova edizione 2017. All right, baby, come on. Players, put your pinky ring up to the moon. Yeah, what y'all trying to do? Can you forget a magic in the air? Look up. Dangerous man with some money in my pocket, give up. So many pretty girls around me and I'm waking up the rocket, give up. When you're mad, fix the face of the fool, the other junkie, give up. Play a solid summer, put your pinky ring up to the moon. Yeah, what y'all trying to do? Can you forget the magic in the air? Take a verse for the hustlers, gangsters, that bitches and the ugly ass friends. How can I preach? How can I preach? I can show somebody they get it in. Take your sip, do your dip, spend it on money like money I share. Be too fresh, to the Jesus, hashtag bless. All ready for me, huh? I'm a dangerous man with some money in my pocket, give up. So many pretty girls around me and I'm looking up the rocket, give up. Tell the body of a jockey, give up. Play a solid, baby, come on. Put your pinky ring up to the moon. Woo! What y'all trying to do? When you forget a magic in the air. Have the thoughts so fly.
the South, 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 South. Come now. Woo! Don't stop the feeling, don't stop the feeling, but put your big it, bring up, sing it. Però sono bravo pure io, con i miei 49 sì. anni ce la fa, mo me devo riposare. E allora per riposare ci dobbiamo chiamare un po' Bocade. Bocade? Pubblicità! Bravo, eccola qua. Vuoi mangiare genuino e con gusto? Consuma i prodotti Campolongo. Anche i tuoi bambini cresceranno più sani e più forti. Ma attenzione, il latte e i suoi derivati devono essere di buona qualità. Solo Campolongo ti garantisce alta qualità del buon latte locale. Campolongo è a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno. Per una testa sempre in ordine come vuoi tu, beauty parrucchiere di Rocco Avagliano. Pieghe e acconciature sempre alla moda. Esegue anche analisi della cute e del capello. Anche io per le look dei miei capelli al TG Estate ho scelto la beauty parrucchiere in via Kennedy a Sapri. Per le tue prenotazioni telefona al 328 59 45 180. Bellissimo mare di Villamare, ecco, siamo arrivati sulla spiaggia di Villamare. Ieri non ci siamo riusciti nella prima puntata, ce l'abbiamo fatta oggi con Simone Bruzzese, questo giovane cantante e musicista di Sapri. Quanti anni hai, si può dire? Certo, 24 anni. Sei giovanissimo. Penso che molte persone me ne danno di più, quindi... Sì, no, pensavo anche io ne avessi, che tu ne avessi di più. Vabbè, invece, di più, insomma, di più, 20, 27, 28, insomma. Allora, 24 anni, da quanti anni ti dedichi alla musica? Allora, saranno passati ormai un bel po' d'anni, diciamo che ho iniziato all'età di 7-8 anni con mio zio, il maestro Don Antuono Rocco, a cui saluto, mando un grande abbraccio. Poi continuai altri 5 anni alla scuola di musica a Sapri, la Mind Funk, al maestro Postiglione Antonio, che anche lui saluto, e poi mi sono sempre dedicata alla musica, comunque ho suonato in gruppi musicali, ho fatto le mie serate di musica dal vivo e quest'estate rimarrò qui, dato che da 3 anni ho lavorato in una delle più grandi agenzie di animazione, che è la Samarcanda, e per 3 anni ho lavorato. Il primo anno, la prima esperienza la feci in Sardegna, e gli ultimi 2 anni li feci a Battipaglia al Villaggio Pestum, dove lì ricevetti tantissimi complimenti, tantissime soddisfazioni. Sono quelle esperienze che ti aiutano a crescere, soprattutto a vivere il contatto col pubblico, perché quello è fondamentale per chi vuole animare una serata. Certo, infatti vi ripeto, ho avuto le mie grandissime soddisfazioni e devo tutto questo soprattutto a mio padre, che comunque fin da piccolo ha coltivato in me questa passione, quella della musica. Il canto, diciamo che è subentrato dopo, cioè sono sempre stato autodidatta, ho preso qualche lezione, sono stato a Torino per un mese, ho preso qualche lezione, ma più che altro per esercitazioni di diaframma, tutte queste cose qua. Quindi poi ho coltivato col tempo questa cosa, e la passione del canto, e ora sto ricevendo, vi ripeto, grandissime soddisfazioni. Poi hai deciso di tornare nel tuo paesello, perché? Esatto. Sono tornato qui, vabbè, per vari motivi familiari, anche perché comunque a me piace Sapri, mi piace il golf, quindi ora mi sto muovendo per delle serate. Infatti io sabato questo, vi aspetto allo Tsunami Bar, dove suonerò, farò la mia serata concerto di 2 ore, 2 ore e mezza, quindi vi invito tutti quanti a venire.
Dove si trova il Tsunami Bar? A Sapri, sulla seconda, i gambetti da tennis. Da che ora in poi si vive questa serata musicale con te? Più o meno dalle 9, 9:30 fino a tarda serata, ecco. E lì in quell'occasione che tipo di repertorio proporrai? Poi sarà, penso, quello tipico di quest'estate. Guarda, io mi baso anche alle persone, no? Io comunque faccio un genere, tutti i generi possibili e immaginabili, dagli anni 60, 70, 80, 90, la più recente, quindi mi baso anche alla clientela, ecco, a quello che mi chiedono, è come si prospetta la serata, in che modo sta andando, ecco, quindi mi baso un po' su quello. Solitamente quali sono i brani più richiesti adesso? Allora, i brani più richiesti in questo momento è Il Grande Amore del Volo. Io ho suonato, ho avuto l'occasione, ho avuto il piacere soprattutto di suonare a San Vito, alla festa di San Vito, in occasione di San Vito Martire, il patrono di Sapri. E lì feci il mio concertino, si può dire così, di un'oretta. Ho avuto una grandissima partecipazione da tutta la popolazione saprese, dove mi hanno fatto grandissimi complimenti, soprattutto per questa canzone che si può dire è il mio cavallo di battaglia, Il Grande Amore del Volo. Ma quindi dopo immagino ce lo farei sentire? No. Io... No, avevi preparato altro. No, vabbè, avevo preparato altro, però io... Se non volete... insisto, no, ve lo sentirete sabato a Sapri, dallo Tsunami, il Bar Tsunami. Dicevo, tu hai intrapreso questa carriera musicale, pensi che... di continuare su questa strada? Sì, allora vi dico anche un'altra cosa, io ho firmato un contratto discografico a Milano che si chiama La Rosso al Tramonto, dove ho realizzato questo singolo che uscirà prossimamente su Facebook, su YouTube, su tutti i social, diciamo, anche in radio, e magari l'anno prossimo lo sentirete anche a Sanremo Giovani, quando, se la giuria appunto di Sanremo apprezzerà il mio brano, che è bello. Poi non vi dico niente, non vi dico niente, perché... Nemmeno il titolo. Nemmeno il titolo, no, quello che sia. Ma è già scritto, è già composto, è già cantato? Sì, già scritto, già composto, già cantato. Ora ovviamente faranno le dovute modifiche al brano, il messaggio finale, quindi è anche una questione di marketing, quindi lo sentirete più là, lo sentirete ben presto. È un brano scritto da te o da qualcun altro? Allora, in realtà l'hanno scritto gli autori e gli arrangiatori appunto di questa casa discografica. Gli ho dato un'idea su come voleva che fosse. Ora l'ho ascoltato più volte e devo dire che è veramente, veramente bello, avrete modo di ascoltarlo più là. Speriamo di averti il prossimo anno al TG Estate come vincitore del Sanremo Giovani. Un nostro augurio. Speriamo, grazie. O comunque come anche concorrente, che già è un buon risultato. Anche per me partecipare è una grandissima cosa, quindi speriamo bene, speriamo veramente di fare tante belle cose, anche perché soprattutto ci vuole tanto, tanto impegno. Chi è che ti dà maggiore energia per questa tua attività, che non è semplice? Non è affatto semplice. Allora, ringrazio mio padre, perché mio padre ha sempre creduto in me da quando ero piccolo, ha sempre creduto in me, e quindi va a lui tutto ciò, perché se mi trovo qui in questo momento, quello che mi sta accadendo lo devo proprio a mio padre, a Mario. Quindi, tra parentesi, il contatto con te me lo ha creato lui, eh? Cioè lui mi ha presentato, io ti ho sentito manager, un CD. Manager a tutti gli effetti, quindi devo tutto a lui, devo veramente tutto a lui. Beh, solitamente scoraggiano in queste attività, tu invece hai qualcuno che ti incoraggia, già è un passo positivo. Sì, è un bel passo positivo, infatti, perché appunto non è facile, oggi come oggi... Tutti i lavori, tutte le professioni, ci sono maggiori difficoltà. Non è facile inserirsi, quindi mio padre ci ha creduto e devo dire grazie papà. Che si chiama questo papà? Mario Bruzzese. Un bacione a Mario, che penso che ci seguirà, almeno sì, lui ci seguirà. Sì, infatti già a letto, si è sistemato, a posto, quindi è là, mi sta seguendo con affetto sicuramente. Allora, iniziamoci a avvicinare di nuovo alla tua posizione. Sì, camminando. Okay, va bene. Allora, io innanzitutto... Anche di fretta, perché io sono senza ciabatte e mi scotto. Okay, se vuoi ti porto in braccio. No. Allora, innanzitutto volevo augurare a mio fratello, oggi compie gli anni, oggi fa 26 anni, mio fratello, che anche lui è un musicista, allora lui aveva iniziato con me. Poi dopo lui ha voluto intraprendere un'altra carriera, quella del DJ, infatti anche lui sta suonando ogni domenica al Caffè Le Porte, sta facendo anche altre serate. Ti stai scottando, scusami. E quindi anche lui sta intraprendendo questa carriera musicale, anche lui ha firmato diversi contratti discografici, quindi... Sì. Chiamo tuo fratello? Guido Bruzzese, esatto. Quindi un augurio anche a Guido per il suo 26esimo compleanno, un salutone a Mario e un bacione alla mamma. Alla mamma, sì, che mi sta guardando da lassù e sicuramente sarà contenta. Va bene, ok. Non sapevo, va bene. Va bene. Allora, noi invece ci avviamo alla tua postazione, io invece inizio a fare
i miei saluti al pubblico del TG Estate, quindi a tutte le persone che anche oggi hanno deciso di seguirci in diretta da Villammare. La diretta va in onda i pomeriggi dopo il telegiornale delle 14, poi invece potrete assistere alle repliche al tema di tutti gli altri telegiornali. Il brano degli anni 70 lo rinviamo ad un'altra puntata. Che dici? O lo vogliamo fare? No, non confondiamo. Avevo già preparato. No, io no, perché così divento un motivo per riaverti di nuovo qui. Va bene, grazie di cuore. Io ringrazio Gender 5, ringrazio per la vostra ospitalità. E ora vi canterò un altro brano dei Coldplay, Adventure of a Lifetime, che è un altro grande successo loro di 2 anni fa più o meno, però è molto bello. Vedo che ti piace anche cantare brani inglesi. Sì, io comunque appunto nel mio lavoro devo cantare un po' di tutto, quindi dalla musica italiana alla musica straniera. In bocca al lupo intanto e un bacione di nuovo a voi, ci vediamo domani con nuovi ospiti. Domani dovremmo volare a Laurino, parliamo proprio del volo di Laurino, dovremmo forse anche collegarci dalla montagna dove è possibile scivolare giù attraverso un cavo, vedremo. Comunque questo è uno degli argomenti che tratteremo nella puntata di domani. E ora vogliamo con la musica di Simone Bruzzese, ciao e a domani. Grazie ancora 105, ciao!
visione per passione.